Mostriamo di spalle Antonio non perché deve nascondere l'identità, non ha fatto nulla di male, è solo divorziato, ma è un rispetto per i figli. Cede la maggior parte dello stipendio per il sostentamento dei figli stessi, compresi gli extra. Spieghiamo, scuola privata, occhiali di marca, e per lui? Questo mese al netto in busta paga ho 500 e qualcosa euro con cui devo pagare affitto. Quanto costa l'affitto? Pago 230 più le spese, quindi mediamente poco più di 300 euro al mese. Rimangono per mangiare? Rimangono per mangiare da questo mese 50 euro. Antonio ha cercato di spiegare al giudice che lui, che non riesce a vedere i figli, non può influire sulle spese. Insomma, in una famiglia normale, se una spesa non si può fare, non si fa. A lui arriva solo lo scontrino della spesa, da pagare e basta. Senza poter mettere bocca, proprio un padre bancomat, solo che questo bancomat spesso non ha manco un centesimo, anzi in realtà ho qualche migliaio di euro di debiti con la banca. Sciopero della fame, si è incatenato e i colleghi di lavoro hanno firmato anche una petizione per chiedere al giudice di rivedere l'accordo, che un accordo non è. Quanto hai speso sinora? 18.000 euro, se non è proprio 18 sarà 17.500. Altro argomento. Antonio da San Benedetto dei Marsi vuole segnalarci l'ennesima lentezza della burocrazia e della giustizia. Da più di un decennio aspetta una decisione della Corte dei Conti. Un giorno in ufficio davanti agli utenti cade svenuto sul tavolo. E il giorno dopo stavo in ospedale. E poi ha deciso di andare in pensione. E ho deciso di andare in pensione perché non è che ho deciso io. Perché nell'89 ho avuto 4 bypass. Però quel bypass non è che ha concluso tutto il male. E si è ripetuto successivamente e nel 91 non ce l'ho fatta, io ho passato la visita della commissione medica del personale alla quale mi ho posto in pensione. A questo punto la cosa si è aggravata ancora di più perché lei a Udine che cosa fa? Io a Udine nel 2005, settembre 2005, ho subito un trapianto di cuore. Fermiamoci qui, potrebbe bastare tutto questo per avere la causa di servizio? No. Nel 93, quando mi sono sentito male la seconda volta, ho chiesto la causa di servizio. Però la causa di servizio non lo so perché, non me la vogliono concedere. Io mi sono sentito male sul lavoro, non è che stavo giocando a carte. Antonio aspetta da 10 anni una risposta. Ultima cosa, questa è l'interpellanza urgente dell'onorevole Ginoble. Il quesito è perché le Marche hanno preso un contributo per l'alluvione del marzo 2011 e la provincia di Teramo no? Questa la risposta del ministro per i rapporti con il Parlamento. Semplice, questo lo diciamo noi. Ad oggi, questo lo dice il ministro Giada, non è pervenuta alcuna richiesta da parte della Regione Abruzzo. Ci dispiace per chi ha subito danni, per la stampa dei moduli per richiedere il rimborso, per chi per perizie superiori a 15.000 euro ha dovuto pagare i periti, per chi ha lavorato per l'emergenza e non ha ancora preso i soldi, per i comuni che hanno anticipato le spese. Insomma, ci dispiace. Alla prossima.